Eventi espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Buonasera. Dimmi. Dell'occasione vorrei grazie dell'occasione è un cazzo perché qui non c'è nessuna ufficiale. Occasione non c'è nessuna no, occasione però approfitto qua. Della piattaforma per quale piattaforma proporre. Qual è la piattaforma ma di che parli ma quale piattaforma questo è pazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se becco un utente qualunque a guidare drogato o ubriaco, mazzate. Che vuol dire mazzate? Tolleranza zero. Prima ti ritiro la patente. Se sei recidivo, devi installare sulla tua macchina un dispositivo che si chiama Alcol Lock, che funziona già in Francia, che impedisce l'avvio del motore in caso di tasso etilico superiore. No. Aspetta, me lo devi spiegare. Allora, questo vuol dire che da oggi in poi nessuna persona non può neanche mangiare un moscerì perché desgraziatamente viene fermato dalla stradale appena mangiato, cioè di liquore dentro vi risulta positivo all'alcol. Mazzate. Una persona non è più libera di andare in un ristorante per un bicchiere di vino perché ce l'aveva paura di levarsene la patente anche se sta con lo 0,001. Sospendo la patente. Vabbè, per già un oggi tot. Fai il certo, c'è un non casino. Rifarlo. A belli e mi faccio i canne sì. Mazzate. Ma pensa tu che bello, vai in giro per le strade. Vedi sui balconi belle piantone di marijuana di tutti i colori. Mazzate. Ma è possibile che qui ancora parliamo di queste cose quando sul mercato abbiamo una Santa Che, una Maserati pagata con le liquidazioni dei dipendenti? Ma è una cosa normale? Mazzate. Come gridavo alla zanzara anni fa, mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così, ragazzi. Allora ragazzi, oggi do un po' di numeri. In Europa il consumo di alcol, vino compreso, è responsabile di circa 1 milione di decessi ogni anno. 2545 ogni giorno. In Italia ogni giorno 48 le persone che muoiono a causa dell'alcol. 17.000 ogni anno. Accorciano la vita di 4 anni in meno con 18 bicchieri a settimana. Al fumo di tabacco 93.000 morti all'anno, 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le donne. 1,3 milioni di italiani malati patologici da gioco d'azzardo. Questo per dire che cosa? Il problema sarebbe la marijuana, le cannette, andate a fare in culo! Prima cosa. Seconda cosa, voglio dire una cosa molto chiara, molto molto chiara, che è questa, su Mauro. Ora uno può criticare tutto di Soumahoro, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, le posizioni politiche eccetera, e il fatto che magari non si era accorto di quello che accadeva intorno alla sua famiglia, ma il fatto che, come oggi abbiamo appreso perché io non lo sapevo, ogni volta che interviene alla Camera si alzino dei cori, degli ululati, delle grida, pazzesco, degli schiamazzi, pazzesco, di chiaro segno, tra virgolette, razzista, cioè di chiaro, il razzismo è una cosa più importante, ma comunque insomma di scherno perché sostanzialmente è negro, è uno schifo, una vergogna. Il signor Soumahoro, fino a prova contraria, non ha nessuna responsabilità, ma anche se ce l'avesse comunque non è che andrebbe accolto in questo modo. Sta lì, fa il suo mestiere, è un deputato della Repubblica, che piaccia o meno, è stato eletto come è stato
stato eletto il signor La Russa, come è stato eletto il signor, per dire un nome a caso, come è stata eletta la signora Meloni, è stato eletto con le norme che democratica, con le norme che sono in vigore adesso. Dunque, ogni volta che si alza, ovviamente la contestazione è sempre possibile, il fatto che venga accolto, sto parlando del signor Sumoro, con ululati che hanno un riferimento chiaro al fatto che è negro, come direbbe Feltri, che è negro, è uno schifo, lo posso dire chiaro e forte, è uno schifo. Da Roma, David Parenzo, buonasera. Voglio dare anch'io qualche numero, perché oggi è il 29 giugno e come ogni anno il 29 giugno Roma celebra la festa dei santi, che cazzo ce ne frega a noi, città, però, cioè, Santi Pietro e Paolo. Vabbè, allora... è profondamente offensivo trasmettere una trasmissione nel giorno di festa. Poi, a Roma, peraltro, però. La capitale, ma certo, cosa ce peraltro ne frega la noi? Capitale è ma ferma, noi siamo a Milano, lavoriamo, che cazzo ce ne frega a noi? Io sto a Roma, io sono a Milano e di quello pur, che accade a Roma, una festa non, assurda per i Santi Pietro e Paolo, andrebbe cancellata quella festa a Roma. Pur non c'è nessuna festa da cancellare. Cancellata. Quindi, pur non aderendo alla più la più numerosa religione, a una delle più, ma scusa, più appunto, numerose a te che religioni cazzo te ne frega, monoteistiche, scusa, a te che te ne frega. Sto spiegando. Ma pur capito, non aderendo, allora, pur non aderendo a una tra le più numerose in termini di partecipanti, allora, sì, religioni monoteistiche, credo che sia un segno di profondo rispetto. Quello di dire anch'io oggi mi astengo dal lavoro. Ma cosa c'entra? Pur non credendo, ma né sei a di un'altra pur parrocchia, non credendo, sei di un'altra pur parrocchia, non credendo, l'hai sempre detto. Né a pie, pur raga, non credendo appunto, né a Pietro, né tantomeno, no, con Paolo, tutto il rispetto al signor Paolo, no, nessuno dei due, pur non credendo che a non nessuno ci sono dei santi, due. No, non ci sono santi da quelle parti. No, nella nostra aziendina, nella nostra aziendina non si può dire aziendina, però posso dire aziendina, però, non si può dire. Nutrendo però un profondo rispetto assoluto per questa festa che è parte della storia italiana, come direbbe la Sant'Anchè, io sono italiana, parte della storia italiana, avendo grande rispetto, vorrei dare molta visibilità, che vuol dire visibilità a questa festa, vorrei dare visibilità a questa, astenendomi totalmente da ogni posso tipo dire una cosa, di lavoro, la tua paraculata, per rispetto la tua ai santi Pietro e Paolo, anche Paolo, che pure non riconosci, però posso dirti una cosa, tu sei un gran paraculo, perché tu approfitti delle festività ebraiche, come nel tuo diritto e secondo i canoni della tua religione, e nello stesso tempo vorresti, anzi approfitti anche dei festeggiamenti che si rifanno alle tradizioni cristiane, cioè il massimo della paraculaggine, capito? Questo, vivendo in Italia, per forza, approfitti di feste che si ispirano alla cristianità e ovviamente sì, dici però io sono ebreo, neanche tutte, però sono non ebreo, non riesco, dall'anno dunque, prossimo le metterò tutte nel calendario, perché guarda, se le metto tutte, dopodiché mi sta scrivendo ora un importante bancario allora, di una banca, non posso fare il nome, e mi dice: caro David, ti ascolto anche da Capri, dove mi trovo per un long weekend, ma chi se ne fotte, saluta però tutti gli amici della maggioranza silenziosa con grande ma affetto, ma a fare in culo da Capri, la gente esatto, normale, a fare in culo, la gente normale, normale lavora il 29, quando la c'è gente il lavora ponte, ma quale ponte, ma va a fanculo e non sta quindi, qui a doversi massacrare con persone di dubbia moralità. Allora, di dubbia moralità, ti faccio sentire adesso una cosa, che se non sei d'accordo con me su questa cosa veramente ti diseredo definitivamente. Allora, il leader di un partito che si chiama, come cazzo si chiama, Potere al Popolo, che poi che cazzo vuol dire Potere al Popolo? Il popolo ce l'ha già il potere. Beh, potere al popolo, io non capisco questa cosa di potere al popolo. Il popolo il potere già ce l'ha votando, che vuol dire potere al popolo? Certo. È una cosa mezza certo, rivoluzionaria, una cosa, cioè una cosa da rivoluzione francese, potere, operaio, potere al popolo. Ma comunque va ma che vuol comunque dire potere al popolo? Mi fa impazzire, sì, potere sì al popolo, che stracazzo vuol dire? Ce l'ha già il potere il popolo, no? Cioè, impazzisco io. Cremaschi, sulla vicenda incredibile di Firenze, su cui mi batterò fino alla morte, dell'occupazione che ha causato il rapimento, e speriamo solo il rapimento, di una piccola ancora bambina. Certo. Cioè, stai dicendo che è colpa di Nardella praticamente. No, io sto dicendo che è colpa di chi non ha sgomberato. Io non ho mai detto che è colpa di Nardella, io ho detto che è colpa di chi non ha sgomberato quei posti. Io spero che il sindaco, che è impegnato da anni su quel versante, perché è una delle città con il più tra le grandi città, è una delle città con il più basso numero di occupanti abusivi, peraltro, tra le grandi città, tra le problematiche delle grandi città. Cremaschi che dice che in Catalogna hanno deciso che le case sfitte dovevano essere espropriate, a parte che non è vero, ma comunque sentiamo.
Il governo della Catalogna, ad esempio, ha deciso con una legge che gli alloggi sfitti delle grandi proprietà immobiliari possono e devono essere espropriati e affittati a chi non Catalogna. Ha casa. Questa è una misura giusta. Espropriare, io quando sento la parola espropriare anche Parenzo dovrebbe sbroccare. La parola espropriare, espropriare. Io non sono per l'espropriazione in alcun modo, sono per la non sei per un cazzo, non sei per un cazzo, ma vaffanculo, surplus di tassazione. Voglio vedere quando se ti una riguarderà grande di multinazionale, persona. Se una grande ma multinazionale già si pagano sfitto le tasse per anni, già si pagano anni, le tasse, non rompere i coglioni con queste stronzate, ma per un surplus ma di tassazione. Ma già si pagano le cose di più, mamma mia quante stronzate, senti contro tosse. Per fortuna non siamo né a Cuba né in Unione Sovietica. L'ha deciso la Catalogna, scusi, l'ha deciso la Catalogna. Non abbiamo, guardi, porti pazienza. L'ha deciso il governo della Catalogna, che non Bambera, è né Cuba né Unione Sovietica. No, facciamo parlare Bambera, così, che anche in collegamento Bambera, ed è penalizzato. Bambera. Prego. Cosa pazzesca, ragazzi, è una cosa. Sono tornati quelli del piccolo centro sociale di Siena, quelli che mi rompono i coglioni. Poveri dementi, ragazzi, questi qua che hanno un minimo di visibilità e cercano di sfruttarla in televisione. E dicono che collegare il fatto della ragazzina di Firenze, la povera Cata, alle occupazioni è una vergogna. Ma scusami, amico mio, questo Ciancone, l'altro Francesco, quello là, tutto rossiccio, quello un po' grossetto, diciamo, tanto per capire quello che parla con gli occhi chiusi. Scusami un attimo, ma quando è sparita? In un posto occupato oppure da casa sua? In un posto occupato, senza legge, da lì è sparita quella bambina. Vergognatevi, siete voi che vi dovete vergognare, che parlate di altro. Parlato dovrebbe avere una casa, e grazie al cazzo che dovrebbe avere una casa. Certo, certo. Collegare e connettere in maniera assoluta un caso tragico e singolo di una bambina rapita e il mondo delle occupazioni, come lo descrivete voi, facendola sembrare una cosa univoca e illegale tout court, mi sembra... Occupare è reato, cioè non è che lo facciamo sembrare noi. Sì, ma perché si fanno dei reati? Nessuno fa dei... Vabbè, allora uno se non ha lavoro va a rubare, se non ha la donna se la procura in altro modo... Eh beh, stavolta che devo dire. Sentiamo i fischi ululati quando parla su Maoro, eh. Sentiamoli però, sentiamoli. Perché non scatta qui il DASPO? No, perché non scatta il DASPO, caro? Perché non propone il DASPO? Il DASPO, individuati e DASPO, come allo stadio. DASPO, il razzismo nelle istituzioni è ancora peggiore di quello degli ultras. Non so se siano ululati, penso di sì. T'ho detto, per me è una vergogna, se questo qua ogni volta, come ha denunciato giustamente, bisogna precisare che su Moro è stato anche, vedi, bisogna chiarire le cose, è stato scaricato, senza essere stato indagato, è stato scaricato dai suoi stessi compagni di partito. Questo e si è alzato un signore. Però, di come la sinistra. Ma si è alzato un signore con le proprie storie, si è alzato si è alzato un signore, si chiama Faraone, un gigante assoluto, oggi a denunciare questo. Non si è alzato Fratoianni, non si è alzato Bonelli che l'hanno candidato, siccome lo hanno scaricato si è alzato Faraone, che non c'entra niente col partito, anzi politicamente è molto distante il signor Faraone. Si è alzato lui. Beh, ha fatto benissimo. Intanto sì, certo che ha fatto, ma non si sono alzati quelli che l'hanno candidato e che lo hanno scaricato su Maoro. Ma il punto è uscire dalla dimensione culinaria e entrare nella sostanza limpida della nostra carta costituzionale. Chiedo per favore, chiedo di colleghi, del giorno al voto. So che a volte colleghi per favore del governo, che è un provvedimento colleghi no è un provvedimento no colleghi modo, per cortesia durante il governo Draghi, no, quindi sto semplicemente dicendo questa ingiustizia colleghi sanata, lo so che... Vabbè, questi sono i fischi, gli ululati che non si riferiscono al discorso, ma pare che sia una cosa costante. Sentiamo Faraone. Pazzesco. È intollerabile, certo. Presidente, ed è non è la prima volta che accade che tutte le volte che interviene il collega Sumauro ci sono ululati, ci sono fuori che allo stadio vengono indicati come messaggi razzisti. Però ricordatevi, io la prego, Presidente, non è accettabile, ripetutamente non può intervenire che dalla mia sinistra ci sono continui urli, brusii, ululati intollerabili.
figura di cacca. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ah, e frocio non se può dire che i puttane non ci puoi annare, i canne non te puoi fare. Ma se può dire che avete rotto il cazzo, è proibito pure questo. Cazzo, Cruciani, il tuo cerchio magico, Berlusconi, Santanché, Briatore e tutte ste mondezze qua, porca puttana, non te li si può nominare che diventi una bestia sbavi, cazzo, hai la schiuma alla bocca per difenderli, pezzo di merda, pagherai tutto anche tu, non solo Parenzo. Allora, a fanculo ci vai tu. Ah, povere demente sei tu, l'amica di Fermo. Il cretino assoluto sei tu, sei l'amica solo un poveraccio e uno stronzo, eh? Hai capito? Con me hai chiuso, vabbè. Questa volta veramente per sempre. Giusto, questo è giusto. Io non ho mai aperto però. C'è un clima completamente cambiato, perché c'è una rivoluzione in corso. È una rivoluzione di velluto, di persone che hanno capito qual è il tuo gioco. Ma quale gioco? Lo hanno capito. Posso dirti una cosa? C'è allora, una rivoluzione di velluto. Allora, notizia dal centrodestra proibizionista sulla droga, vengono da Palermo, come sai. Io vi racconto solo la notizia, poi commentate voi, fate quello che volete. Arrestato il pusher dei VIP. Quando ci sono cose che coinvolgono, sai, il problema, diciamo, fondamentale è che i vizi no, ignorata. Ma lo direi di tutti, lo sai, i vizi privati, se tali sono, lui nega che di avere ricevuto droga da questo tizio, dopodiché poi vedremo se sarà così o no. I vizi privati sono i vizi privati, cioè non avete fosse fatto vero, lo stesso con il povero Marrazzo. Fosse vero, non avete fatto lo stesso col povero Marrazzo, che lo avete massacrato. Allora, se ha fatto, se lo mi ci chiede, allora, però, fammi, rimandi in onda quello leggere, che dicevi sul povero Marrazzo. Fammi leggere una cosa. Rimanda in onda perché fammi lo leggere, avete massacrato. Fammi leggere. Tu e i giornali arrestato delle destre lo avete massacrato. Vabbè, arrestato il pusher dei VIP, la coca anche a Miccichè, che andava a ritirarla in auto blu. Lui andava alle sue feste ma mai vista droga. Questo è quello che dice Miccichè. Dopodiché ti dico, a me il fatto che Miccichè andasse a farsi la cocaina, sempre che sia vero, lui nega, con l'auto blu, non con l'auto blu, a me personalmente non me ne fotte nulla. Posso dirti che non mi interessa se ci va con la macchina sua oppure si ferma a un ristorante con l'auto blu, entra dentro, si prende la cocaina e se ne va. A me non me ne frega nulla. E non me ne frega nulla nemmeno, attenzione, sul caso a meno che non abbia parlato, ma non mi ricordo adesso il caso Marrazzo, tanto tempo fa. Ti posso dire una cosa, a meno che non sia stato lui, ma credo che non l'abbia fatto, a parlare contro le droghe, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso. Bisogna andare a rintracciare i discorsi di Miccichè. Ma a me il fatto che il signor Miccichè, forse lui nega, si sia fatto qualche volta o spesso di cocaina, andandosi a prendere la cocaina stessa con l'auto di servizio in un ristorante, francamente a me dei vizi privati del signor Miccichè non me ne frega niente. Posso dire che non me ne frega niente? Lo posso dire, lo oppure sei uno di un quelli esponente del centrodestra? No, lo direi comunque. Parte, no, avreste massacrato, lo direi comunque. Come avete fatto, no, nel caso a me del se si fa Marrazzo, ma figuriamoci, lo ripeto, se posso criticare Marrazzo perché va a trans, perché andava a trans, paginate campagne di stampa che avete fatto massacrando il povero Marrazzo. Nessuno della destra e dei gioi della destra che gli ha chiesto mai scusa, nessuno. Allora, Emilio Fede, sì, qualcuno continua ancora a rompere i coglioni ad Emilio Fede. Sotto il Monte Bianco c'è la Troia di Tua. Beh, questi sono pezzi spettacolari che appartengono ormai alla storia dell'Instagram. Insisto nel dire che rompere il cazzo continuamente ad Emilio Fede su questa roba qui, costringendolo a queste, è come, diciamo, no, è come un signore di 90 anni. E che dobbiamo fare? Così è. Ripeto, nel passato anche noi lo abbiamo fatto, anche noi chiamavamo Fede, eccetera. Ma ci vuole rispetto, è un signore di 90 anni, dai. Sì, sì, è vero, è vero. Ero sotto il Monte Bianco, dove ci sono delle teste, cioè, no, ci sono le teste di cazzo tipo di te, quella troia di tua madre, di tuo padre, di tuo zio, di tuo nonno. No, è una bagascia pompinara. Io sono stato. Non è.
Però così fa ridere, naturalmente, perché fa ridere. Però, però 90 anni, è un signore che si chiama Alfredo, che si mette lì a tormentare il povero Emilio. Cioè, bisognerebbe fare un grande reality a casa di Emilio per gli ultimi, speriamo di no, per gli ultimi anni, non so quanti saranno. C'è un grande reality quotidiano a casa di Emilio. Dai, su. Pierpaolo da Roma, avanti tutta, dai, Pierpaolo, dimmi. Pierpaolo, c'è una cosa che riguarda la Russia che voglio dire, che mi sembra incredibile, andrebbe confermata, ma è incredibile, incredibile. Che è questa: dal 1 luglio gli ospedali in Russia inizieranno a curare l'omosessualità. Ci saranno aperti uffici di sessuologi in cui i medici aiuteranno le persone affette, virgolettato, affette da disturbi mentali legati allo sviluppo e all'orientamento sessuale. Ciò accade a Mosca, in Russia, dal 1 luglio, secondo alcune notizie. Secondo alcune notizie. Russia. Curano, vogliono curare l'omosessualità. Vabbè, pazzesco, Pierpaolo da Roma. Pazzesco, e qualcuno sarà d'accordo, magari. Pierpaolo, dimmi, dimmi. Però, sì, no, dico, ma infatti fanno bene a curare l'omosessualità in Russia, perché un frocio non è una persona che cosa normale. Che cosa ti avevo detto? Evidenti turbe psichiche. Che cosa ti avevo detto? Ma le turbe psichiche ce le hai tu. Le turbe psichiche le hai tu. Ma guarda, io sono normalissimo. No, anche un omosessuale è normale, è normalissimo. Un omosessuale è normale, ma un frocio no. Ma che vuol dire? Non c'è alcuna differenza. Capito? Nella tua testa malata la differenza, è nella tua testa malata. C'è in quello che si vede per strada. Mi dispiace che non ci sia la legge Zan, perché questo signore meriterebbe. Ma che c'è? Ma non ho capito. Una lezione economica. Una lezione economica meriterebbe. Ma non ho capito, scusami. No, io non metto le mie cose malate in pubblico, anche se io ma quali sarebbero le cose malate, coglione? Ma quali sarebbero? Sono tutti gli estremi, capito? Per una denuncia. Invece, sono tutti gli estremi per una denuncia. Pierpaolo, gente che va in giro, ma quale denuncia? Ma che, cioè, ma quale denuncia di che deficiente? Malate, cretino di un parenzo deficiente, che cazzo dici? Che no, no, Pierpaolo, Pierpaolo, ci sono già tutti gli estremi. Ma lascia perdere le denunce. Va bene, d'accordo. Pierpaolo, dimmi una cosa, ma non capisco, quali sarebbero le cose malate secondo te? Bisogna sviscerarle queste cose qua, perché alla fine cadono su nulla. Ma chi se ne fotte delle denunce, mica la procura questa, perché imbarbarisce il linguaggio e offende milioni di persone. Vabbè, d'accordo, milioni, continua con milioni, questa cantilena, chi se ne fotte. Pierpaolo da Roma, di ragazzi, io voglio sviscerare Pierpaolo e lo voglio inchiodare, malati. Preferisco inchiodare Pierpaolo alle sue cazzate, giù preferisco inchiodare Pierpaolo alle sue cazzate. Pierpaolo, dimmi. Chiunque vede qualcosa per strada non c'entra nulla, non c'entra, no, sei tu il coglione, sei un coglione, anche quelli che stanno per strada. Anche quelli per strada sono normali come te, sono normali come te, sono normali come te quelli per strada. Ma allora uno che sta pensando essere un cane va in giro, io devo dire, devo riconoscere che quello è un cane deficiente. Guarda, che le manifesta giù un attimo, Pierpaolo, le manifestazioni bizzarre, le manifestazioni con persone bizzarre, con persone strane, con persone vestite in maniera bizzarra esistono comunque, a prescindere dal fatto che uno è gay o no. Che cosa contesti a queste persone? Che cosa contesti, Pierpaolo? Che cosa contesti? Io non invento niente, perché basta vedere le immagini di quello che sta succedendo. E immagini che cosa? Cosa niente. C'è per strada? Capito? Cosa c'è per strada? C'è cosa gente c'è? Che c'è gente che si incula per strada. Ma non dire cazzate, non dire stronzate. Ti inventi le cose, non esiste. Giù un attimo, giù un attimo. Ti stai inventando tutto. Non succede nulla di quello che tu dici. Niente, non succede nulla di quello che tu dici. Nulla. E io ti smonto ogni cosa che dici una per una, perché così va fatto. Vanno smontate le cazzate di Pierpaolo. Ma malati, 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 ma malati, ma dice malati, lui è malato. Tu sei capace di smontare le cose solo se mi interrompi. Ma no, ma hai già detto due cazzate, hai già detto due cazzate, hai già detto due cazzate. Fermo là, fermi tutti, fermi. Se mi parla al telefono che a Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Allora David, per coerenza dovremmo eliminare anche i civici 88 dalle abitazioni, dovremmo eliminare l'88 dalla tombola, dovremmo eliminare l'88 dal numero dal gioco dell'otto e saltare la vita direttamente dall'87 all'89, allora sì, ma non che dalla maglia dei calciatori sì e da altre cose no. E dai, a piantelo!
C'hai rotto di coglioni, sembravi un ministro tanto tanto per bene e invece ti sei fatto carpire dai sinistri. I sinistri vanno aboliti, non l'88 come numero ovviamente. Allora, l'88% delle persone non sapevano cosa fosse il numero 88, cosa rappresentasse l'88. Io adesso sto andando a 88 in macchina, cosa fanno? Mi tolgono 8 più 8 punti? E poi, io nel 1988 avevo 5 anni, oggi ne ho 40, 40 più 5, 45, sommate agli anni di Cristo 88. Ma di che parliamo? È un numero. Mi dispiace che il mio amico Cazzullo, grande ascoltatore di questa trasmissione, non sia riuscito a cogliere, non sia riuscito a cogliere la cazzata di Piantedosi. La gente normale, le persone normali, le persone normali, il 99,9%, se non addirittura il 100% di quelli che hanno scritto, di quelli che chiamano, eccetera, si rendono conto della minchiata. Gli altri purtroppo non se ne rendono conto. Ah, me ne che dobbiamo fare? Già abbiamo passato. Ma parliamo del mondo del calcio, degli ultras, non di abolire passato il numero 88. Ma sì, ma quello che vuoi, ma è pur sempre una cazzata. Continueranno a insegnare la radice quadrata, eccetera. Negli stadi, che gli stadi che sono luogo e crogiuolo di nazismo e di antisemitismo, vabbè, e non solo. Ti lascio e non dire solo questa cosa perché sei convinto, dai, te la lascio dire. L'88, ma no, ma perché ho sentito il lavoro della commissione. No, ma te la lascio dire perché non ho più voglia di combattere su una cosa ovvia, talmente ovvia, ma non ho più voglia, capito? Allora, siccome la cosa importante è il contesto. Sì, ma non è importante. L'unica, come in tutte le cose della vita, come nell'uso della parola frocio, come nel contesto. Se il contesto è quello di due amici che si vogliono bene, se lo possono dire quella parola, va il bene, contesto dai fa la differenza, va di bene qualunque va cosa bene, dai, mi sembra una cosa talmente banale. Ma che c'entra anche col giocatore da dover ripetere? Che c'entra col giocatore? Il giocatore, che c'entra lo stadio, il giocatore, come detto, lo stadio, come detto, sì, come detto, lo stadio è il luogo nel quale, le tifoserie, nessuna, attorno pochissime al numero 88, nessuna, posso segnalarti che nessuna, numero 88, sì, ma posso segnalarti nessuna, nessuna, il loro modo per ti stai sbagliando, ti stai sbagliando, per rievocare ti una cosa ti che durante il nazismo era il saluto. Ma mettiamo saluto che sia, ti sbagli, ma non è così. Ti sbagli, ma non è così. Per questo motivo il ministro dell'interno e il dottor Pecoraro, prefetto, benissimo, che oggi cosa presiede hanno fatto l'osservatorio, sì, benissimo, cosa hanno fatto invece di reprimere duramente queste cose, a seguito del lavoro di una commissione, sì, che ha studiato, benissimo, il fenomeno, e ha raccolto dati, hanno che individuato, tu hai ignorato, hanno ma individuato lunedì, la ma grande pericolosità dei giocatori che, di tre giocatori che indossano l'88. C'è, beh, quello gente è che ha lavorato e ha studiato, ma chi se ne frega, fenomeno, ma a differenza sempre tua, ma non c'entra che nulla, chi vabbè, se ne frega, perdere, ha contestualizzato, niente, la questione, dai, non avanti ha abolito il numero andiamo 88 avanti nel andiamo mondo avanti, non ne voglio più parlare, che è talmente chiara la cazzata dello stadio, è talmente chiara la cazzata, ma perché non sai di cosa si parla. È chiara la cazzata. Quando leggerai il report della commissione, no, capirai di che cosa Francesco si parla. Allora continuerai a dire una stupidaggine, no, superficiale su una 100% cosa. 100% delle persone la pensa come superficiale me. Francesco da ma Milano. Cosa vuol dire? Ma il 100% ma cosa vuol dire 100%? Francesco, quel dimmi sacco di merda che ha chiamato prima e ha discriminato le persone omosessuali. Ma, certo, ma non ha discriminato. Ha espresso un parere. Ha detto un'opinione. No, Francesco, non ha discriminato. No, quell'uomo di merda là. Perché quell'uomo di merda. Ma chi? Capito? Chi? E quello non merita. Quello, noi siamo in una società di merda come adesso, con una classe politica schifosa, soprattutto per gente ignorante così che va a votare. Sta gente bisogna levargli la potestà genitoriale, ma non dire puttanate, ma questi bisogna gente che Francesco, ministro, Francesco, Francesco posso dirti, sì, una cosa, queste persone come Pierpaolo prima bisogna fare una semplice cosa, come succede negli Stati Uniti, bisogna lasciarle parlare e smontare le loro argomentazioni una per una, senza le cose estreme che hai detto tu e senza nemmeno però senza le cose estreme che hai detto tu, senza le cose estreme che hai detto tu, e nello stesso tempo senza ammandare persone in tribunale, cazzate di nessuno
questo tipo una multa, ma non se c'è ne... multa gli passa la voglia di Francesco dirlo, che volevi dire non dimmi. Va bene, queste figlie non vanno a votare e allora poi ci ritroviamo Salvini che ma va che c'entra, tipo, al convegno dove c'è Parenzo che è una persona istruita e si fa prendere per il culo pure da Salvini che è una nullità che cammina che ha detto ma che vuoi dire a Pierpaolo cosa vuoi dire a Pierpaolo cosa vuoi dire a Pierpaolo che è un sacco di merda che gente come te ti giuro io mi auguro che mi domani calma, mio figlio calma. Non ci... calma che succede che Pierpaolo che c'è Pierpaolo no è Francesco che ti sta bastonando giustamente per quello che dici ti sta bastonando ti sta bastonando sicuramente sei un errore che tua madre ti ha messo al mondo capito sacco di merda non dai un cazzo alla società fai solo dei problemi crei beh lui è molto incazzato Francesco è molto incazzato per le tue posizioni sugli omosessuali esattamente ai canoni della natura che è detta la natura normale tu invece rispondi alle cazzate che pensi che la natura anche i romani si inculavano ma questa cosa ti interessa la natura non ha generi la natura sicuramente sei rappresentato da Salvini la merda là allora Francesco sta dicendo che tu Pierpaolo sicuramente voti a destra dacci una conferma caro Pierpaolo così completiamo il quadro giusto Pierpaolo dove voti che tu cosa? Dove che... va il tuo voto a destra dice Pierpaolo da dice... nessuna parte il mio voto non va da nessuna parte sei un ammiratore di sua eccellenza sei un ammiratore di sua non eccellenza non me ne fotte un cazzo di nessuna parte politica Francesco Francesco, vai, Francesco. Dimmi, cosa ti devo dire? Io per me ti leverei la potestà genitoriale se sei un genitore, perché una persona che dice quelle schifezze e caga quelle cose dalla bocca ha del distinto. Ti do una notizia imbecille che la base la genitorialità a me già me l'hanno levata grazie a questo stato di merda che esiste non entriamo nel dettaglio grazie a tutte e due per questo confronto civile grande confronto civile. Arrivederci. Vai ragazzi, Raffaele da Milano, vai avanti tutta. Vedete, c'è una cosa abbastanza semplice che deve essere, come dire, comunicata. E la comunicazione è importante, nel senso certo che le parole sono importanti, ma le parole sono importanti perché le posizioni anche estreme vanno smontate, non vanno cassate, né vanno punite, una persona può fare le cause che vuole, andare in tribunale, a me non mi interessa, io non ci vado mai, pensa che a me mi hanno detto di tutti i colori, io non sono mai andato in tribunale contro nessuno, non me ne frega assolutamente nulla, i tribunali appena ci entro già mi danno fastidio, per cui figuriamoci se querello qualcuno, non me ne frega nulla. A proposito di tribunali però, date a David per favore quella posizione dell'avvocato Taormina straordinaria dell'avvocato Taormina mandateli sul telefonino la posizione dell'avvocato Taormina sui fatti di Firenze io Raffaele, non lo so peraltro Raffaele stasera da sarò Milano. Da ospite dei giovani ma che cazzo c'entra Raffaele d'Italia, da Milano Raffaele da Milano a Roma per un dibattito con Donzelli io mi con Raffaele grande da gioia Milano. Mi ma che c'entra Raffaele da Milano vabbè giù Raffaele da Milano pronto? dimmi No, io chiamavo perché siamo un paese veramente, dopo la conversazione di prima, il dibattito di prima, ma noi ci facciamo fare i trattati sociologici da Briatore, cioè Briatore va da un falegname e ci dice alla rivelazione ci dice come funziona la società, ma ci saranno nuovi italiani. Che sono di altre origini di altre no Raffaele però io non ho capito niente signor Briatore faranno i falegnami signor Briatore ha detto una cosa molto semplice ha detto che oggi è una stupidaggine i figli dei falegnami non fanno più i falegnami punto e basta ma vogliono fare altre cose ma ci sono nuovi italiani di nuove nazionalità che faranno questi lavori. Non ho capito. Willy da Milano, questo non è un cazzo da dire. Willy da Milano. No, lui diceva che grazie agli immigrati quei lavori che oggi gli italiani come Willy da Milano. Liberatore non vogliono fare, lo faranno altri. Benissimo. Willy da Milano. Bene, porta il figlio liberatore farà il falegname. Non so che me ne frega a me. Willy da Milano. Willy, dimmi. Ciao.
Ascolta, no, io sono anni che collaboravo col Pride per motivi di lavoro, sì. E devo dire che ho visto il degenero in questi anni, perché mi ricordo le prime edizioni era apolitico, apartitico, senza bandiere, e facevamo veramente una fatica incredibile trovare uno sponsor perché nessuno ci voleva mettere la faccia. Mm. Adesso è diventato una cosa di slogan, no. Carri contro la politica. E cos'è il risultato? Beh, certo, abbiamo nel Pride, prima era per tutti prima. Nel Pride di Milano abbiamo visto un carro col segretario del PD, col signor Zan, e con striscioni contro la Meloni, cioè mi pare abbastanza evidente. Invece cioè. Una volta era veramente, perché infatti non lo so se una volta era così, però tu sei omosessuale, scusami. No, assolutamente no. Cioè, ma non lo dico. Vabbè, adesso non lo dire, assolutamente no, come se fosse. No, col Pride. Però era veramente una festa che da gay Pride è diventato Pride. Si è tolta la parola gay, poteva essere un'inclusione: gialli, verdi, neri, rossi, tutti insieme. Cioè, tu stai dicendo è diventato troppo politico. Una schifezza, e tra l'altro ci sono adesso i brand che spendono una barca di soldi per partecipare, perché i carri che adesso sfilano al Pride non sono più quelli fatti artigianalmente una volta. Cioè, non so se avete visto a Milano quello di Coca-Cola, cosa ma quello gli sponsor. Quello, hanno rovinato tutto. Vabbè, ma adesso gli sponsor vanno bene, ma non mi pare, mi pare che ci sia grande consenso. Dario da Barletta, dimmi. Giuseppe, sì. Solo un'opinione vi chiedevo, no? Cioè, io sono d'accordo pienamente con te con la possibilità di liberalizzare tutte le droghe, ognuno è libero di fare. Legalizzare, che è un po' diverso da liberalizzare, comunque andiamo avanti. Dunque... Legalizzare. Però a Salvini rivolgerei un appello, nel senso che le regole che valgono per chi guida una macchina, secondo me devono valere anche per chi guida un paese. E dunque? No, cioè, che faresti? Dunque, non ho capito. Devono fare un test antidroga prima di entrare in Parlamento. È una puttanata spaventosa. Lo fece Iene anni fa, tentò di farlo. Possono entrare drogati. Che me ne frega a me? Ma cosa me ne frega a me? Ma che ce ne frega a noi se uno, se un senatore o un deputato due giorni prima, la notte prima, si è fatto di coca o si è fatto di marijuana? Certo, ma che me ne frega a me se si fa beccare un coglione? Se si droga, si droga, punto. Non può entrare in Parlamento, si fa di cocaina non può entrare in Parlamento, secondo te? Non può entrare in Parlamento. Non può prendere una decisione. Senti, posso dirti una cosa? Il Parlamento è lo specchio del paese, dunque è sicuro al 100% che come esistono delle persone che prendono la cocaina o che si fanno di cocaina fuori dal Parlamento, esisterà sicuramente qualche parlamentare che ne fa uso e chi se ne frega? Sicuramente. E dunque che cosa bisogna fare? Dei test quotidiani? Se tu faresti un test quotidiano prima di entrare a prendere una decisione, tu devi essere lucido, devi essere lucido e fare due ore di sport. Certo, perché tu siamo nell'Unione Sovietica del 2023. Ogni volta che un deputato entra in Parlamento va fatto un test antidroga. Ecco la cazzata della serata. Ti metti al volante, no? Ma che c'entra il volante? C'è un altro tipo di pericolosità, imbecille, forza, fermala. È molto pericoloso uno fatto che prende una decisione che influisce sulle generazioni future. Fermala. Quando sento la parola, che poi non è una parola, omobilesbotransfobia, metto mano alla pistola. Sono d'accordo con l'ascoltatore di ieri, ma a fare l'eterosessuale, ma a fare un pride, no? Perché cazzo che non ha finito il reverso. A me mi piace il sicchio, è il sogno fiero, che a me piace il sicchio, vivo il sicchio, e coi nuti e sbirro non ne parla male, e coi preferisce l'ano o baccalaro, quelle sono gente, secondo me, che come posso dire, deviata, perché non c'è cosa più bella del sicchio, punta e basta. Lo vogliamo dire ad alta voce, eterosessuali, siete tutti con me, viva lo sicchio si può dire, oppure non si può dire chio. L'ex grillino palermitano. Ma nessuno Nessuno gli dice che non può dire queste il cose. Il baccalaro, figurati. Bellissimo, il baccalaro. Ma io non so se hai letto Dormina.
Bisogna che ci sia un grande ritorno dell'avvocato. Un grande ritorno dell'avvocato. Ma una cosa pazzesca. Leggi avvocato. Che ha fatto l'avvocato? Leggi l'avvocato. Ma una cosa pazzesca. Può darsi che io sappia dove si trova la bimba di Firenze. Chiamo il pubblico ministero, il dottor Tescaroli, parlo con la segretaria alla quale dico la ragione della mia telefonata e mi risponde di mandare una mail che Tescaroli è impegnato. Questi sono i nostri pubblici ministeri. Io penso che il dottor Nordio debba intervenire immediatamente. Questo è il dottor Tescaroli. Questo è Tescaroli. E la cosa è incredibilmente grave. Ma incredibilmente, scusi. Perché può darsi che io sappia, io so dov'è. Ma come fa a sapere dov'è la piccola casa? Scusi, come fa a sapere, avvocato? Abbiamo assoldato i migliori investigatori sul campo. Il dottor Gelsomino ha lavorato incessantemente da 3 mesi, anche se la ragazza è sparita l'altro giorno, appunto. Ma sono 3 mesi che. Da tre mesi sta lavorando. Ma okay, ma sei sparita da 15 giorni. Come ha fatto? Da 3 mesi. Questo lo dice lei. Questo è gravi. Ah, allora è sparita. Allora anche lei lo sa che è sparita. Ma sì, così si dice. L'ha appena detto. Scusi, ma perché? Come fa lei a sapere dov'è? E perché voleva chiamare il pubblico ministero? Perché abbiamo fatto delle indagini accuratissime a Tescaroli. Tescaroli non risponde. La segretaria. C'è pure la segretaria Tescaroli. Sì, per forza. C'è un pubblico ministero con la segretaria. Una cosa enorme. Scusi, a che... E quanto è pagata? Stiamo aprendo un fascicolo su quanto è pagata la segretaria del dottor Tescaroli, che non mi ha neanche risposto e dice di mandare una mail. Beh, certo, delle notizie riservatissime e devo mandare una mail. Scusi, come... Io sono l'avvocato Taormina. Sì, ho capito. Carlo Taormina. Avvocato, scusi un attimo, a che la conclusione ci porta siete arrivati? Direttamente all'Ucraina. Alla vicenda ucraina. Spariscono i bambini in Ucraina. Sono spariti i bambini dicono. Sono spariti. Chi l'ha detto? Il telegiornale l'ha detto. L'ha detto il TG4. L'ha detto il TG1. In Ucraina sono spariti dei bambini o no? In Ucraina. E allora? In Ucraina. Lei dici di su Google sparizione. Sì, ma lei che Ucraina. Cosa voleva dire al pubblico ministero a Firenze, lei, avvocato? Lei, faccia 2 più 2, ha capito o no? Si tende a non capire. Vabbè. Lucio da Napoli, vai, Lucio, grazie avvocato. Senti, io volevo parlare del Corano, del fatto di bruciare, la libertà di bruciare un libro. Non esiste alcuna libertà. Tu l'hai detto tu che... Non esiste alcuna libertà di bruciare un libro, non c'è nessuna libertà. Appunto, e questo voglio dire. Sì, Lucio, io sono totalmente contrario, cioè sono totalmente contrario a quello che stai dicendo. A me non mi interessa quello che ha fatto questo signore, poteva pure fare, è stato denunciato, verrà processato, non mi interessa. Bruciare un libro, il proprio libro, un libro che uno si porta, non andare in un posto e bruciare quel posto, bruciare una cosa in piazza non è una cosa evidentemente considerata reato, ma da nessuna parte in Svezia. E dunque questo signore ha fatto una cosa perfettamente legale, è la libertà. Poi uno può giudicare questa cosa una cazzata, io trovo che sia una cazzata, in particolare mettere una fetta di prosciutto o non so che cosa dentro il Corano, chiaramente è un gesto di offesa nei confronti dell'Islam, ho capito benissimo, se ne assume la responsabilità, ma vietare questa cosa solo per paura di attentati o perché qualcuno si offende è una cazzata, io la penso così. Ragazzi, questo... vabbè, ho capito, ma le reazioni è normale che vengono, no? Ci saranno le reazioni, pazienza, amen. Se tu bruci la Bibbia in Italia non succede niente perché per fortuna noi siamo capaci di distinguere tra una puttanata, un coglione che brucia un Corano o una Bibbia da altro. Questo hanno dato non so dove l'assalto all'ambasciata di Svezia in non so quale paese, puttanata pazzesca, perché non è che la Svezia è rappresentata da questo signore, la Svezia ha attuato qualcosa che si chiama la libertà di bruciare un libro in piazza, per fortuna, a non mio parere la libertà. Per me sì, che ti devo dire, per io me credo sì. I nazisti bruciavano i libri. Marco dalla provincia di Barletta, e abbiamo già capito come consideri questo gesto. Marco, provincia di Barletta, dimmi. Pronto? Dimmi Marco. Pronto. Dimmi. Che mi devi chiudere la telefonata subito? Non lo so, non hai manco parlato, che ti devo dire? Niente, volevo dire, vettene forti, te ne freghi, te ne infisti di tutti, non lasci parlare, ti accavalli, tu sei un acefalo. Acefalo, senza cervello. Sì, ruffiano. Mollusco, invertebrato. Va bene, sì, ma poi dimmi quello che vuoi, dunque. Lascia parlare.
Briatore è stato indagato, coglione. Briatore è stato indagato, sì, sì, più volte, sicuramente sì, più volte. Alcune volte l'ha fatta, alcune volte ce l'ha fatta, altre volte è stato condannato. Succede nella vita delle persone, succede nella vita delle persone, amico mio, succede. Soprattutto nella vita degli imprenditori, succede di fare degli errori, di fare delle cose buone, di fare delle cose meno buone, adesso, senza entrare nel dettaglio. E dunque, sì, però la giustificazione c'è per lui, non per la cognata di Soumahoro, ad esempio, che invece è stata già messa alla gogna. È stata messa, non mi pare che sia in galera la cognata di Soumahoro, cioè l'avete linciata, compreso Soumahoro, l'avete linciata. Dimmi, Marco, io non l'ho linciato nessuno. Marco, allora, dimmi. Allora, volevo dire una cosa a Parenzo, Davide. Senti, una volta mio figlio mi chiese 2 anni fa, voleva essere indicato chi fosse Parenzo e chi fosse Cruciani. Sì. Siccome aveva fatto una domanda, mi faceva una domanda mio figlio, mi fa: papà, perché c'hai pochi capelli? Io, per fare una battuta, gli ho detto: è per l'intelligenza. Dice: ora capisco perché Cruciani ce ne ha tanto di capelli. Ma vai a cagare, qua. Vai. Thomas da Verona, vai. Thomas, dimmi. Ciao, perché no il test ai parlamentari sulla droga, che alla fine sono nostri dipendenti? Perché è una stronzata, è una stronzata perché è contro la libertà delle persone. Test antidroga sono totalmente inutili, io me ne fotto se uno si è fatto una canna un minuto prima. Drogato. Ma non me ne... che vuol dire drogato? No? Ma cosa vuol dire drogato? I test vanno bene per chi guidano, per chi guida degli autobus, per chi guida dei taxi, per chi ha dei ruoli, diciamo, in cui può mettere in pericolo la vita delle persone, quello ovviamente sì, ma non c'entra nulla. Possono metterci in pericolo. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Ma no, ma è un'altra roba, ma non c'entra niente. Ma non è che uno fa una legge, ma non è che uno fa una legge alla cazzo perché si è fatto di cocaina il giorno prima, povero imbecille di un Thomas. Chi lo sa? Ma anche, se ti sei fatto una serata in cui hai bevuto all'ora dell'alcol, in cui sei ubriaco, e allora che cosa facciamo? Facciamo il test sull'alcol prima di entrare in Parlamento? Ma che mondo è? Ma facciamolo che? Secondo quali criteri? Questa è evidentemente una follia, però eliminare le droghe. Questo vuole legalizzare e poi vuole fare i test ai parlamentari. Certo. Pensate che coglione. Manuel, provincia di Udine. Vai. Anche... Dimmi, Manuel, vai, dimmi. Ciao, due cose veloci. Allora, parlamentari droga, nel senso che al di là del fatto che uno potrebbe anche non essere lucido nel momento in cui prende le decisioni per votare legge e quant'altro, però tu dimentichi il fatto semplicemente che un parlamentare, un politico locale o nazionale che sia, che fa utilizzo di droga, è una persona ricattabile. Nel momento in cui facciamo? Spiegami, uno si fa, dico, uno mettiamo che Michiche consumi abitualmente cocaina, lui lo nega naturalmente, ma mettiamo che consumi abitualmente cocaina, dunque che fare? Che fare? C'è un'inchiesta che mette in rilievo questa cosa qua, dunque che fare? Uno, da elettore, io lo voglio sapere perché voglio sapere. Lo vuoi sapere, dunque? Due. Lui lo vuole sapere. Se uno consuma cocaina o hashish, lui lo vuole sapere, Manuel. E l'altro dice pure d'accordo. E poi si dice pure liberale. Ma che cazzo dite? Ma che cazzo dite? Specie se tu ti candidi in una coalizione. Sì, anche se che uno scopa più volte. Anche se uno scopa. Anche, questo è un altro discorso. Fai dichiarazioni pubbliche di un certo modo. La contraddizione è se tu appartieni a uno schieramento che in qualche modo ha fatto della lotta alla droga una delle sue bandiere più importanti. È un po' come la stessa contraddizione dei leader della destra, tutti praticamente separati e con più famiglie, che poi vanno sul palco del Family Day a decidere per la vita degli altri. Se Michiche ha fatto delle dichiarazioni, sulla repressione della droga, sta molto simpatico Michiche, secondo me è un bravo politico, a me sta personalmente molto simpatico da tanti anni, e quindi rifiuto la gogna mediatica, la stessa che avete fatto nei confronti di Marrazzo tanti anni dietro, la stessa che avete fatto nei confronti di Soumahoro. Se uno è di sinistra viene massacrato. Allora, ripeto, dal 1 luglio gli ospedali russi inizieranno a curare l'omosessualità. Ci saranno aperti uffici di sessuologi in cui i medici aiuteranno le persone affette da disturbi mentali legati allo sviluppo e all'orientamento sessuale. Io credo che ci sia una sola persona in Italia a essere d'accordo su questa cosa. Il suo nome è Maurizio, il suo cognome è Ruggero. E il capo... una sola persona a essere d'accordo con questa follia, cioè dire sulla cura che devono ricevere gli omosessuali. In Russia, negli ospedali, nella testa di Ruggero, non so dove, ma credo che ci sia una sola persona in Italia, putiniana di ferro, a essere d'accordo con questa campagna assurda di Putin contro gli omosessuali. Ruggero, buonasera. Buonasera, Ruggero. Buonasera. Diceva, chi era il giornalista famoso?
famoso, c'è un uomo solo in testa alla corsa, il suo nome è Maurizio Ruggero. Mamma mia, mamma mia, mamma sì, mia. Dimmi, allora, dunque, lei è d'accordo, signor Ruggero? Dunque, in realtà io applaudo ai provvedimenti che Putin sta prendendo nei riguardi della sodomia e dei vizi conseguenti, specialmente sodomia con i riguardi dei minori. Sodomia e vizi. Sodomia e vizi. Li chiami sodomia? Tu chiami sodomia e vizi. Sodomia e vizi. Vizi. No, forse effettivamente ho esagerato, vorrei dire sconci vizi. Sconci vizi, no? Ignominiosi vizi. Ignominiosi. Sodomia, vizi, sconci e perversioni, così chiami l'omosessualità te. Sì, sodomia, sì, vizi, sconci e perversioni. Rientrava dietro all'OMS prima di aggiornarlo. Lo sappiamo, corretto. rientrava. Lo sappiamo, allora, dunque Putin fa bene, Putin fa bene. Una volta non Putin c'erano neanche i diritti dei lavoratori, una volta. Chiedetevi per quale motivo l'OMS prima la considerava perversione. Ma perché i tempi cambiano, per fortuna. I tempi cambiano, malato di mente. I tempi cambiano. I tempi si corrompono. Ci sono persone lorde come voi che li fanno cambiare. Lorde. Noi siamo una volta quindi, non esistevano i diritti dei lavoratori, ad esempio. Prima, anche la classe medica diceva essere una perversione, adesso è una meraviglia. Perché si fanno, per fortuna, sfilate, si sono accorti che non è così. Le sfilate sodomitiche, le sfilate sodomitiche, col marchio del demonio in fronte. Ma quale marchio del demonio? Dove sta sto marchio del demonio? E col marchio della blasfemia in fronte. Qual per attirarsi maggiori castighi da Dio. Ma complimenti, ma bravi. Dunque tu sei d'accordo, ma sei d'accordo con Putin quando vuole istituire questi ospedali in Russia? Sei d'accordo con lui? Io sono d'accordo con Putin quando Putin vuole arginare il fenomeno omosessualista. Arginare, senti, però, arginare. Non c'è da arginare. Arginare il male. È vero. Ma dai, su. Diciamola meglio, arginare la corruzione schifosa americana e occidentale. Pensate. Che voi fiancheggiate e che vorrebbe insozzare però anche la Federazione Russa. In questo ha perfettamente ragione. Il metodo è diverso, il metodo sarebbe quello spirituale e morale, perché cioè, di fronte a una sozzeria, di fronte a un peccato, di fronte a un vizio conclamato contro natura, che cosa i rimedi sono anzitutto di ordine spirituale e morale. Dunque, tu manderesti frotte, non so di che cosa, di confessori, di preti, di gente Bisognerebbe che ciascuna persona, perché queste cose qua si trattano ad persona, uno per volta, cioè prendi un omosessuale per volta e che ci fai? Un trans per volta e che fai? No, il trans è già un problema diverso, ve lo lascio a voi il trans. Perché lo lascio a noi? Perché è un problema? Perché è un problema il trans? Voi siete entusiasti di queste figure ambigue che non sono mezzi uomini, mezze donne. Non sono un dato di fatto. Ma i trans sono un dato di fatto, Ruggero. Le trans esistono perché sono uomini. Sono uomini che vogliono. Che si sentono donne, vogliono essere chiamate donne. Scusa un attimo, ti faccio una domanda, io lo so che è difficile per te rispondere, ma insomma, ci facciamo un tentativo. Allora, nel DNA di questi uomini, come dici tu, che poi vorrebbero diventare donne, nel eccetera, DNA, che ne sai, che sei un tecnico? Si va a fare il DNA. Vabbè, sono maschi che però hanno. Ma guarda un po', sono maschi. Come mai diventano femmine? Dopo? Ma perché hanno un problema anche ormonale, dunque hanno un problema, spesso una disforia di genere. Sei tu il problema. Fermi tutti. Dobbiamo precisare, aspetta Ruggero, dobbiamo precisare. Via. No, io non mando via nessuno. Dobbiamo precisare, via, vai, mando via, perché devo mandare via Ruggero? Scusa, non perché l'ho invitato, lo mando via, perché delirante. Allora, possiamo dire una cosa, ho qui presente una signora che si chiama Manila Gorio, che è transessuale, che conduce una trasmissione di successo in Puglia, che parla di attualità e di altre cose, che credo che sia basita, cara Manila, di fronte a quello che dice il signor Ruggero, o sbaglio? Transessuale, ripeto. Io non sono solo basita, sono sconvolta, perché qui se c'è qualcuno di indemoniato è proprio Ruggero. Bravissimo. Che evidentemente vive in una visione tutta sua, non contemporanea, non moderna. Io mi auguro che questo signore non si presenti mai in una manifestazione come quella dei Pride, che ma ci mancherebbe che io venissi a sfilare con questa sozzeria qua, ma non è una bella se ti presenti in pubblico a dire queste cose. Sì. E poi vedrete che linciaggi ci saranno quando sarà così tanto cattolico e pervenista.
che molti preti negli anni, nella storia, hanno dimostrato abusi nei confronti dei bambini, di atteggiamenti omosessuali. Quindi, cioè, insomma, secondo te le parole di Ruggero, una cosa, scusami, che è la prima a trasgredire, visto però, che punta il dito nei confronti degli omosessuali, dei transessuali, ma puntare il dito, ma a me non interessa niente di questi, perché è un problema che dovete vedervi voi col Padre Eterno anzitutto, oltre che con la collettività. Quello che è uno schifo, che non si può sopportare, non si sopporterà mai e sarà represso anche penalmente, scrivetevelo in quelle teste inutili che avete, ma cosa? Saranno cosa le vostre parate schifose sotte questa roba, no, qua, no, questo orgoglio infame. Questo orgoglio infame. Ma smettila, Ruggero, che infame. Tollerato. Quelli che predicano bene ma razzano male, dobbiamo smetterla di rivolgerci in maniera così aggressiva nei confronti dei Pride, della comunità LGBT. Gentilmente, facciamo passi avanti, perché basta guardare in Europa, siamo stati presi a schiaffi dall'Europa, veniamo continuamente derisi dal resto del mondo. Ci sono, sì, ma paesi che pensi tu, scusami, Manila, scusami. Abbassamento sui diritti, che noi vogliamo fare la parte dei bacchettoni come questo Ruggero. Rotto l'anima con i vostri diritti, non avete nessun diritto, non esiste un diritto al male, non esiste un diritto al vizio, come non esiste un diritto alla droga, visto che parlavate prima. Ma che c'entra la droga? Che c'entra la droga con l'omosessualità? La droga è un altro vizio schifoso che tu hai appena sostenuto poco fa. Io mi auguro, Ruggero, che lei non abbia figli, e soprattutto mi auguro che se mai avesse figli, uno di questi figli venisse da lei e dicesse: papà, io sono omosessuale, che brutto momento passerebbe quel ragazzo. Perché sì, purtroppo innanzitutto non auguriamo a nessuno di dire: ah sì, ma dobbiamo curare gli omosessuali come vuole fare Putin, come se fosse una malattia. Ma dove? Quando? Ma è una malattia dell'anima. Infatti voi siete malati nell'anima. Il problema fondamentale è che è un vizio, quindi essendo un problema di ordine morale, dai, solo quello può essere il vero rimedio. E badate, sono una transessuale. Oddio, ci manca anche il transessuale adesso. Ci manca anche l'uomo che diventa donna, poi ritorna uomo, poi si ammazza. Ma perché mi mettete sta gente? Che poi si ammazza sta gente. Come qua? Sta, ma perché si ammazza? Ma perché si ammazza? Ma che dici? Che allora, si ammazza? Non si ammazza nessuno. Luciani, ascolta, due punti. Purtroppo, per motivi televisivi, io ho dovuto avere a che fare con una barca di questi soggetti qua. Ma soggetti che? Ma sono almeno persone? Almeno due di questi sono finiti suicidi. Vi rendete conto della follia che voi sostenete? Cioè, voi incitate al male questi poveracci. Ma perché che finiscono addirittura ad ammazzarsi? Ma l'unico poveraccio sei tu, Gorio, l'unico poveraccio sei tu, invece, perché vivi in un mondo tutto tuo, evidentemente non vivi sul pianeta Terra, evidentemente non vai in mezzo alla gente. No, mezzo posso alla dirti strada. Una cosa, Manila. Non vivi il mondo che si evolve. Manila, innanzitutto non scopa, devi sapere, perché il signor Ruggero non fa attività sessuale, in quanto il signor Ruggero è casto perché non si è sposato. Beh, e dunque è arrivato. Ma questo, scusami, Cruciani, è quello che racconta lui nella sua filastrocca, perché Ruggero è un personaggio, un pagliaccio fatto a personaggio ad arte. Questo è uno che si diverte, magari questo è uno che scopa, e scopa anche parecchio, viene solo a fare il moralista. Sei una persona dalla vita infame e vuoi parlare col prossimo, ma ti rendi conto? Invertito e basta, Manilo, Manila, ma mettiti a posto prima di parlare tranciato. Ma si chiama Manila, si chiama guarda, io ti invito a venire a guardare una delle mie trasmissioni, figlio mio, sei messo a posto, conduco il programma di maggiore riferimento nell'ambito non sai con chi stai parlando, Ruggero. Allora, calma. Innanzitutto si chiama Manila, Ruggero, si chiama Manila. Manilo, Manila, perché qua, se siamo di fronte a un uomo che diventa donna, siamo Manilo, Manila. E poi sappiamo che questi sono non de plume, non allora, di Allora, Ruggero, siccome sei un ignorante e vivi in un paese che si chiama Italia ma non conosci le leggi, lo Stato italiano da circa 8 anni, con l'ultimo ricorso che la Cassazione ha fatto giudicare nei confronti di una persona transessuale, anche se non ti operi, sul documento di identità, come ce l'ho io peraltro, mi chiamo Manila. Ripugnante, state al vostro posto, va bene? Rivolgermi al femminile, perché Manilum, te lo dico alla neutra, alla latina, Manilum, va bene così, Manilum? Andiamo una via di mezzo? No, ma per piacere.
conoscere, ma sparite, mettetevi a posto, convertitevi, ma fermatevi sta vita di schifo che fate. Ma perché schifo? Non ho capito. Quella è una transessuale che vive la sua vita tranquillamente, che cazzo te ne frega a te, che male fa? Ma qual è il problema? Ma fai finta di non capire, perché vuoi lo scandalo, virgolette, vuoi costeggiare il male. Non c'è nessuno scandalo, nessuno fa scandalo, nessuno. Ma chi lo sostiene il male? Esattamente come te. E arriverà il momento in cui dovete fare i conti col padre eterno. Non vi dispiace tu, per voi, ma ancora per i sacchiotti che vi credono. Tu sostieni, anche quell'assassino di Putin, questo è il tuo problema, Ruggero. No, io sostengo il difensore dell'Europa tradizionale, colui che è stato aggredito dall'Occidente, colui che ha la capace di resistere da solo alla NATO, non all'Ucraina, alla NATO, nonostante l'unico aggredito mentalmente sei tu, Ruggero, l'unico aggredito mentalmente sei tu, che vivi in una realtà che non Manilum, esiste. Per piacere, lascia perdere. Distorsione della realtà. Manilum, Manilum, per piacere, neutro, Manilum, ascolta un attimo. Non trinciare anche i giudizi di politica estera. Lascia per il tuo ambito, l'abbiamo già capito. Qual è l'ambito? Piccolo mondo, no, è quello che circonda la tua persona e in particolare certe parti della tua persona. Lasciamo stare, non trinciare giudizi di politica estera. Cosa vuol dire? Devo ammettere che Ruggero, però, come dire, si diverte addirittura a fare l'autoanalisi del profilo delle persone, quindi praticamente ha già constatato quello che stai dicendo, che fai una trasmissione di grande successo, presentata. Tra l'altro nella capitanata, che poi vorrei vedere nella capitanata chi ti segue a te. Vabbè, al di là di questo, no, ti lamenti se dopo io con espressioni Manilum innanzitutto. Manilum, alla neutra, come devo chiamarlo? Scusami. Allora, uomo non è, sebbene sia sono in tutte donna, le cellule uomo, la legge, no, Ruggero, sta diventando, diventando femmina, però al tempo stesso trans, no, poi se magari ritorna Sgarbi, il mio caro amico Sgarbi ripeterebbe ad oltranza, sei il tuo caro amico Sgarbi, siamo a posto, fermi tutti, arrivederci. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. L'ultima puttanata giornaliera parenziana, detto da quel testa di cazzo nulla tenente dentro il cervello di Parenzo, ha dichiarato che secondo la scienza un Novax farebbe un danno a se stesso e agli altri. Ce la vorresti spiegare questa puttanata che è uscita dalla tua bocca, che non è mai collegata al cervello? Perché la tua bocca non è collegata al cervello, è collegata con una fogna. Dacci qualche risposta, coglione di un nanetto che non sei altro. Ma poi immagina un pochino se un gruppo di musulmani in piazza si fosse messo a distruggere statuine della Madonna o a bruciare la Bibbia, e lì non sarebbe stata libertà, vero? Testa di cazzo, coglione, rincoglionito, idiota di merda. Assolutamente sì, la differenza è che non avrebbe suscitato alcuno scalpore, alcuna attenzione, perché no? Perché non c'è la reazione contraria, capito? Non c'è la reazione contraria. La reazione contraria. No. La reazione contraria non esiste. Sempre a proposito di cose froce e dintorni, l'ex senatore Pillon della Lega, si scontra con la Cirinna. Senti. Davvero con grande tristezza accolgo le parole del mio collega senatore Pillon, o meglio come me, già senatore Pillon, ancora con lo stereotipo dei buoni e cattivi. Le famiglie sono tutte buone, voi le fate lo stereotipo, sono tutte cattive, dipende dalle loro dinamiche interne. In cosa ti senti discriminato, collega Pillon? Ma per esempio nel fatto che i miei figli vengano tassati prima ancora di nascere, e i nostri figli hanno dei diritti. Il punto è che i miei vengono figli massacrati figli di tasse prima ancora di nascere. I figli dei bambini delle famiglie arcobaleno non hanno diritti. Posso dirti una cosa? L'espressione delle famiglie arcobaleno la trovo un'espressione ghettizzante, un'espressione anche assurda.
Io, per me non esistono le famiglie arcobaleno, che... no, ma non esistono le famiglie, punto. E per me una famiglia sì, è formata certo. anche da due donne e da due uomini. Io sono appunto, d'accordissimo. Cioè, però sono famiglie mi dà che hanno fastidio, meno diritti di altre, ma non è così, assolutamente non è così. Ma in ogni caso non esistono le famiglie arcobaleno. Ma se un papà deve andare a prendere i suoi bambini a scuola, deve fare un iter burocratico complesso e inutile. Ci può andare perché il papà alla scuola di mia figlia, all'asilo di mia figlia, c'è, come già ho detto altre volte, una coppia di due papà che hanno due splendidi bambini. Ma possono andare tranquillamente a prendere tutti e due. Della procreazione assistita e hanno dovuto fare delle pratiche incredibili per poter riconoscere il fatto che anche l'altro papà potesse andare. E l'hanno fatto. Forma di discriminazione, perché se tu rendi il percorso più complicato rispetto a quello degli altri, automaticamente crei una discriminazione, cioè crei famiglie di serie A e famiglie di serie B. Io sono a favore del matrimonio egualitario, figurati, a me lo dici. Dopodiché si può dire che per voi è giusto così, ma io penso che semplificare sia fondamentale. Provincia di Pisa, vai Giorgio, dimmi. Dimmi Giorgio. Sì, buonasera. No, ti dico, un tempo non c'erano i trans, c'erano i castrati. Nel Settecento uno di questi chiede la dispensa papale per potersi sposare, adducendo che l'operazione non era andata così bene da renderlo totalmente incapace di procreare. Il Papa in calce alla domanda, non so, lo si castri meglio. Le mutazioni sessuali sono sempre esistite e l'uomo ha sempre dovuto fare i conti con le diverse. E dunque? Non ho capito. Qual è la conclusione di questo intervento? Non ho capito bene. Qual è l'opinione? La conclusione è che bisogna fare i conti con la realtà. La realtà è che ci sono delle persone che si sentono diverse da come sono nate, bisogna fare i conti con questo e consentirgli di vivere legittimamente, legalmente. E chi lo nega? Scusa, chi lo nega? Hai detto un'ovvietà? Hai detto un'ovvietà totale? No, ho detto un'ovvietà contro la quale contro la quale tu vuoi andare. Io voglio andare contro questa cosa? Io voglio andare contro questa cosa. Ma guarda, Parenzo che di solito dice delle stronzate. Cioè, io voglio andare contro che cosa? Non ho capito, no, fammi spiegami bene. Io voglio andare contro cosa? Non ho capito. Contro cosa voglio andare? È un giochino io? Che conosciamo e ci divertiamo. No, ma il giochino è tuo. Io sono a favore di tutto, non all'ipocrisia però. Se a favore di tutto basta che però le cose rimangano come sono. Ma quali sono? E che cos'è che bisogna cambiare? Dimmi un esempio di cosa bisogna cambiare. Ad esempio le famiglie, fammi sentire Giorgio, cosa bisogna cambiare secondo te? Spiegami. Molto semplice. Non lo sai dire, perché tu già tutto. Ci sono delle persone che si sentono in un certo modo. E allora permettiamogli di sposarsi fra di loro. Basta. Ma perché io sono contrario a questa cosa? Io sarei contrario. Sembra che tu avessi detto fino ad adesso sei un coglione. Io sono a favore del matrimonio egualitario di chiunque, povero cretino. Non sono mai stato contrario. Sei un coglione, quello sei. Sei un povero coglione. Sei un mentecatto. Un poveraccio e un mentecatto. Io sono a favore del matrimonio tra gay e a favore del matrimonio dei trans e di chiunque. Tu sei un mentecatto. Sei un mentecatto. Ma ridere che? Mentecatto. Povero cretino, non sai manco difenderti, povero cretino, perché hai detto una cazzata. Hai detto già una cazzata. Io che cos'è? Sarei contro il matrimonio di chi? Sarei contro il matrimonio di chi? Giù questo coglione che pensa di fottermi in questo modo. Sei contro chi? Sei contro il matrimonio? Io sarei contro.
Sei giù, sarei contro il matrimonio di chi? Sarei contro il matrimonio di chi io? Sarei contro il matrimonio di chi? Spiegamelo. Sarei contro il matrimonio di chi? Sarei contro il matrimonio di chi? Giù, sarei contro il matrimonio di chi? Spiegamelo. Sarei contro il matrimonio di chi? Spiegamelo. Spiegamelo, giù. Spiegamelo. Sarei contro il matrimonio di chi? Rispondi a questa cosa. Sarei contro il matrimonio di chi? Rispondi. Giù. Sarei contro il matrimonio di chi? Sarei contro. No. Sarei contro il matrimonio di chi? Sarei contro il matrimonio di chi? Ah, è vero. Sarei contro il matrimonio di chi? Spiegamelo. Semplicemente giù. Sarei contro il matrimonio di chi? No, hai detto sono contro il matrimonio, non sei d'accordo sul matrimonio. Dimmi, sono contro cosa? Sei contro una cosa banale. Che sarebbe il matrimonio tutti di? Si sposino con tutte. Ah, no, io sono a favore, pensa te. Sono a favore. Ma lo dico, non lo posso fare io, lo deve fare il Parlamento, amico mio. Il matrimonio egualitario lo deve fare il Parlamento. No, sono a favore. Giù. Io sono a favore, l'ho sempre detto. Dunque, se tu non ascolti questa trasmissione, non ci posso fare niente. Io sono a favore del matrimonio egualitario, caro Giorgio da Pisa, dalla provincia di Pisa, che non è una cosa di destra e non è manco di sinistra, perché non lo vogliono manco loro. Lo vuole la Schlein, ma non fa un cazzo per farlo, perché non propone un disegno di legge, non può fare una battaglia, eccetera, va solo ai gay pride a fare cinema e basta. Dunque, Giorgio, sono a favore del matrimonio egualitario, chiaro? L'hai tirato fuori te, destra e sinistra, l'hai tirato fuori te. Ma che c'entra? Te. Un esempio, mica era rivolto a te, coglione. Infatti. Vabbè, sei un cretino che non ha capito un cazzo. Ciao. No, perché bisogna utilizzare questi metodi. Voglio abbracciare un mio amico che è venuto a trovarmi. Vieni qua accanto. Aspetta, togliti la cosa. Vieni qua. Il mitico Conte Mascetti. Un applauso al Conte. Ciao. Uscito è stato il Conte Mascetti. Conte Mascetti, caro David, è uno che ti ha portato anche delle pasticche, giusto, Conte? È vero. Ti ha portato delle pasticche. Ma io non voglio nessuna pasticca. È stato 19 mesi in affidamento. In prova ai servizi sociali per una condanna a 2 anni per evasione fiscale. Che cos'è? Per falsa fatturazione. Mi è venuto a trovare e fa dei grandi prodotti. Non lo so, è grave, può darsi che sia grave. Lui dice che è innocente, ma chi se ne frega. Falsa fatturazione per circa, non so, 3 milioni, eccetera. Non è che lo invita in radio per 3 non lo milioni, sto invitando in radio, mi è venuto a trovare che è uscito dai domiciliari, si è potuto spostare per la prima volta da Genova ed è un grande fornitore mondiale autonomo di pasticchette che ti ha regalato, ti ha portato delle pasticchette per scopare meglio delle erbe di Afrodite, si chiama. Non ho bisogno e lo ringrazio e quindi aumentano le prestazioni, servono con fattura, mica solo a chi ha problemi, voglio dire. Servono a tutti. Quanto dura una prestazione? L'effetto di questa pasticchetta? 72 ore. Cioè per 72 a te ti tira l'uccello. Completamente naturale. Grazie Conte, grazie di essere venuto a trovare. Ti ha portato delle pasticche e tu l'hai snobbato. Mi dispiace di questa condanna. Gli auguro di vendere queste pasticche con la fattura regolare, però. Ecco. Filippo da Como, dimmi. Dimmi Filippo. Pronto? Dimmi Filippo. Allora io ti volevo raccontare una storia un po' strana. Tu hai la voce impastata. No, per fortuna hai la voce un po' impastata, amico mio. Vabbè, ecco tanti, perché sai, esco da un momento difficile. Cioè? Siccome io sono stato, sono vittima delle sonniferi. Che vuol dire sei vittima di sonniferi? Non è che i sonniferi vengono dall'alto verso di te, eh? Cioè non è no, che no, no, prescritti. No, li ho presi io, li ho prescritti, ma poi li prendevo anche per conto mio. E quindi volevo dire, molto più pericoloso. Volevo dire, molto più pericoloso. Io ero molto più pericoloso di chi si fumava una canna. Perché. I sonniferi sono più pericolosi delle canne, dici tu? Beh, questo non c'è dubbio. Secondo me sì. Cioè le benzodiazepine sono più pericolose delle canne. Secondo me sì. E nessuno dice niente. Giusto. Si fanno delle campagne contro altre droghe, ma i problemi. Io ho visto negli ospedali psichiatrici degli autolesionisti, della gente che si fa molto più male che fumando una canna. Questo non voglio dire che io sono a favore della canna, perché non l'ho mai usato. Ci sono un sacco di persone, qui il Conte me lo potrà confermare, che ti consigliano addirittura dei prodotti simili a quelli della marijuana per dormire, giusto? Cioè, sì. Si può dormire bene con la marijuana, caro Conte? Ma certo. Sì. Il CBD non serve che abbia del THC. Bene.
No, no, certo. CBD, certo, CBD. Sì, 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 assolutamente. L'olio di CBD. Sì, 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 si può dormire tranquillamente, sì. Cioè, no, si può dormire tranquillamente con questi prodotti qua, cioè molto meglio che molto che non fanno assolutamente nulla rispetto a sonniferi, benzodiazepine, eccetera. Filippo ha perfettamente ragione. È molto peggio, sono molto più pericolose queste cose qua piuttosto. Perché io avevo un vuoto totale, cioè io ho rischiato di perdere tutto, perché anche adesso non mi sembri lucidissimo, devo dirti la verità. Un cammino di recupero che non è facilissimo. Mi dispiace. Però è un cammino di recupero, insomma. Infatti questo mi fa piacere, perché è un bel messaggio se lei recupera. Mi dispiace molto, però hai ragione. I sonniferi non so a base di che cos'erano, penso benzodiazepine, immagino, no? Sì, penso anch'io, non lo so. Saprà che cosa ha preso, dico, lei che ha preso le cose a caso. Sì, sono quei Zolpidem, adesso non voglio fare il nome commerciale perché in generale sono... Comunque sai, poi uno prende uno, poi prende due, poi prende 100, poi prende. No, uno deve chiamare il medico in base a quello che gli dice il medico. Infatti ho seguito un percorso. Ciao, grazie. Luciani, voglio solo dirti che sei un emerito coglione, sei una merda, sei un finto anticonformista, un finto ribelle, un finto rivoluzionario. In realtà sei il più conservatore di tutti. Se fosse stata tua figlia, col cazzo che avresti accettato, col cazzo che ti sarebbe andato giù, se avesse accettato lei di lavorare per la Rocco Siffredi Hard Academy. Eh? Dove sta la tua libertà? Questo sì, è vero, ma quale certo cazzo di libertà predichi tu? Quale cazzo di libertà predichi? Sei un coglione e basta. Allora, abbiamo in collegamento Giovanni Costa, che saluto e abbraccio, anche se è lontano. Buonasera, dottor Costa. Buonasera, un salutone da parte mia a tutta Radio 24. Molto bene. Buonasera. Giovanni Costa, possiamo definirlo, calma, Parenzo, possiamo definirlo perché voglio lasciarlo parlare, grazie, con la musica di Piero Angela, grazie, di Quark. Giovanni Costa è un grande esperto. Buonasera. Sì, abbiamo già detto. Può essere definito un grande esperto di UFO, giusto? Diciamo sì, esperto e conoscitore. Soprattutto con... Lei ha avuto contatti? Contatti veri e propri, proprio fisici no. Ho visto parecchio. Sì. Anche se qualcuno non crede, però il credo bisogna buttarlo fuori, perché bisogna... Ma lei li ha visti dopo aver preso i funghetti allucinogeni? I funghetti, quelli allucinogeni? No, assolutamente allucinogeni, no, io non uso funghetti, nemmeno medicine, lo ripeto, non uso strano. Lei si è vaccinato tempo fa? Si è vaccinato, dottor Costa? No, io non mi sono stato mai vaccinato, l'unica vaccinazione ce l'ho quando da bambino. Sì, da bambino. Lei non crede al Covid, no? No, anche non credo, e c'è una storia sul virus, è molto lunga, qui in radio non è che dovrei venire personalmente. Riassumiamola in 30 secondi, se possibile. Che il virus, vabbè, ci sarà anche stato, però ricordatevi che, va ad appigliarsi solo a quelle persone che hanno un certo sistema immunitario che è abbastanza degenerato, ecco. E come è possibile? Com'è possibile? È possibilissimo, certo, perché il tuo sistema immunitario, se naturalmente è stato già, tecnicamente parlando, è basso, no? Per far capire. Questo si sa, se uno ha le difese immunitarie basse, poteva prendere. Automaticamente. Però, io non ho mai preso virus, non ho mai preso Covid, non ho mai fatto vaccino. Nulla di nulla. Lei è contrario al fatto di inocularsi dei vaccini. Ma non è questione di essere contrario, è questione di igiene. Questione di igiene. No, lui ci ha spiegato una volta. Non ho nessun problema, di la verità. Mi pare che abbia dei problemi enormi. Tranquillo e veggio,
detto, nonostante che ha quasi 70 anni. Scusi, Gio Costa, lei una volta ci ha spiegato come gli Elohim, esseri superiori a noi, sono già venuti, sono praticamente qui sulla terra. Loro sono già qui, sono presenti, no? E ci hanno salvato diverse volte, no? Ci hanno salvato diverse volte. Loro sono qui e ci hanno veramente, ci stanno monitorando e ci hanno salvato diversissime volte. Ma gli Elohim, soprattutto il periodo delle atomiche, quando hanno fatto gli esperimenti atomici, il periodo di Chernobyl, eravamo tutti morti se non era per loro. Se non era meno per gli Elohim, per gli alieni. Meno male che c'erano. Lei li chiama alieni, io li chiamo la flotta spaziale di Gesù. Ma dove hanno sta? A che vedere con Gesù, con Gesù Cristo. Ma mi spiega il collegamento tra la flotta spaziale e Gesù Cristo, scusi? Ma è semplicemente, loro sono gli angeli di una volta della Chiesa extraterrestre di oggi. E dove sono fisicamente? Dove si trovano sulla Terra adesso? Ma fisicamente adesso sono incarnati, ce ne sono parecchi e stanno cercando di vedere incarnati, come. Sono incarnati. Sì. Lei una volta ha pregato gli Elohim qui proprio alla radio, mi ricordo, no? Era un febbraio, marzo del 22, cioè ormai più di un anno fa, ha pregato ha fatto un'invocazione, no? Un'invocazione agli spiriti benigni. Ma loro guarda che loro ci monitorano, loro hanno delle tecnologie che non ce le sogniamo, benissimo. Loro sanno tutto di noi. Sì, ma sanno dei potenti, sanno di quello che sta accadendo. Ma fisicamente dove sono? Ma dove sono sti Elohim fisicamente? Non capisco io. Se sono nello spazio, no, ci sono sia. Sono tra noi. Sono anche probabilmente alla festa di Gioventù Nazionale, dove andrò stasera al laghetto dell'Eur. Probabilmente saranno anche lì. Allora, loro sono onnipresenti dappertutto. Perché glielo dirò stasera al dottor Donzelli, onorevole Donzelli. Dirò: guardi, c'era un signore che ha detto che probabilmente qui in mezzo ci sono degli Elohim. Benissimo, glielo dirò. E dopodiché è autorizzato Donzelli a chiamare i giovani della Fratelli d'Italia, sono autorizzati a chiamare la polizia, i carabinieri e a farmi portare via dai medici. Sono autorizzati, glielo dico io. Loro sanno benissimo di questo, sanno molto di più, ci sono dei carabinieri, ci sono marescialli di carabinieri, aviazione, certo. Cioè ci sono degli Elohim tra i marescialli dei carabinieri? No, loro sanno che ci sono. Cioè i marescialli, gli alti gradi dell'esercito sanno che ci sono. Lo sanno benissimo. Che c'è la flotta spaziale degli Elohim. Ma non diciamo. Lo sa il Pentagono, lo sa il KGB, lo sa. Sì, ma che taci. Sì. Devi dirgli a Parenzo che purtroppo lui, essendo che solo ha il verbo credere, lui non deve credere, il credere deve buttarlo nel cesso e deve cercare di informarsi, di accettarsi, deve accettarsi nelle cose. Deve quindi essere secondo certo. Lei, mi scusi, quindi secondo lei, se io stasera, mi scusi, secondo lei, quindi se io stasera di fronte alle 200-300 persone che ci saranno, se io stasera di fronte a 200 persone del laghetto dell'Euro, della festa dei giovani di Gioventù Nazionale, a un certo punto dicessi tra di voi ci sono degli Elohim, secondo lei buonasera, fanno capire che ci sono perché loro sono esseri come noi. Assolutamente. Però scusi un attimo, le assicuro che se dovessi farlo passerei per pazzo, ma giustamente. Perché loro, su una verità che non è conosciuta, è logico che si passa per pazzo. Scusi, no? Costa, la preghiera era in nome di San Cipriano. Sì. Com'è che faceva? In nome di San Cipriano e di tutti gli spiriti benigni, Adonai, Elohim, Yovam, Mekatom. No, ma ti prego, non parlare. Non in nome di San Cipriano e di tutti gli spiriti benigni, Adonai, Elohim, io vi invoco. Mekatom. Io? Mi invoco con tutta fede affinché voi possiate curare la testa di Parenzo. Ecco, così voglia e così sia. Però scusi, Costa, io leggo qua da questo appunto che mi ha lasciato per il suo intervento: la Luna è abitata dagli alieni. Che cazzo vuol dire? Va che bene, la Luna è abitata dagli alieni? Questo non fa danno. Che cazzo vuol dire? Vuol dire che fino adesso ci hanno imbrogliato, ci hanno sabotato anche su questa verità. Sì. La Luna ce l'hanno fatta sempre vedere in bianco e nero. Sì. Mi spieghi perché la Luna ce l'ha sempre fatta vedere in bianco e nero? Perché non si vedono le dimensioni, la profondità, non si vede la tridimensionalità.
Vabbè, non è no, la luna non è in bianco e nero, è come la terra e ha i colori come la terra, bisogna dirle queste cose. Ma come che dunque bisogna dire cosa bisogna dire. E dunque? E dunque è abitata. Ma da chi è abitata? Ma lei non sa da un cazzo, Costa, scusi, ma non può sapere nulla. Allora, Parenzo... Scusi, non sa un cazzo lei, perché lei non è informata. Ma da chi è abitata bene, questa maledetta luna? Bene, io ho avuto anche... Allora, io ho avuto anche a che fare con Giorgio Bongiovanni. E chi è Giorgio? No, lei ha avuto a che fare con degli psichiatri. Lei ha avuto a che fare con degli psichiatri. Ci sono quelli che raccontano le bugie, ci sono quelli che dicono la verità. Scusi, Costa, lei dice che la Luna è abitata dagli alieni. Che prova ha che la Luna sia abitata dagli alieni, maledetto? Ma te lo spiego subito il motivo. Allora, già ti ricordi l'Apollo 13? Non sono andati più sulla Luna dopo l'Apollo 13. Come mai? Ma non lo so perché se ne fottono, non lo so. Perché sti figli di gran buona mamma degli americani si erano portati una testata nucleare da fare un esperimento sulla Luna, da farla esplodere sulla Luna. E allora? E i nostri amici dello spazio non li hanno fatti più andare, sono andati più sulla Luna. No, non sono andati più. Lei sta dicendo, scusi Costa, lei sta dicendo che agli americani è impedito andare sulla Luna perché ci sono le forze aliene buone, evidentemente contro quelli del grande reset, contro quelli del grande reset, eccetera, contro quelli del grande reset. Ma è demenziale questo, volete capire o no? Ma lei pensa che gli americani siano, lei pensa che gli americani siano il male? Io penso, io la certezza, sono pure i documenti, se vuole ve li mando. Ma i documenti di che cosa? Non voglio nessun documento, io, ma siamo matti. Ma gli americani volevano andare sulla Luna e sono gli alieni che gliel'hanno impedito. Allora, ma quante volte hanno sabotato i loro missili, ma quante volte? Perché non hanno sabotato le testate nucleari, non lo sapete questo? Ma chi, gli alieni? Loro monitorano, sì, qui sulla Terra, loro monitorizzano sempre. Monitorano, sì? Continuamente, sì, sempre, i bunker atomici, sempre. Dunque gli americani sarebbero... 24 ore su 24. Scusi, gli americani sarebbero i cattivi, mentre gli alieni sarebbero i buoni, almeno questi Elohim, giusto? Non è questione di cattivo e di buono. Gli alieni siamo noi, infatti. Noi uccidiamo, noi stupiamo le donne, noi uccidiamo i bambini. Chi sono gli alieni? Ma chi sono gli alieni? Ma scusa, un pochettino di cervello. Ma è semplice, no? E chi sarebbero? E loro questo non lo vogliono. Questo loro sono esseri amorevoli, di amorevoli benignità infinita. E perché? Infinita. Ho capito, scusi, ma allora perché esistono i mali del mondo? Potrebbero porre rimedio questi alieni, no? Brava, ma perché noi abbiamo libero arbitrio. Dio ci ha lasciato libero arbitrio a noi di discernere fra il bene e il male. Eh sì, ma loro ci hanno aiutato tante volte, sono già stati qua, anche ai tempi di Eisenhower. Grazie Costa per questa lezione, per questa ennesima lezione. Mi pare abbastanza, allora, mi pare sufficiente. Mi pare sufficiente. Grazie Costa. Grazie io Costa. Sono certo, grazie a voi. Grazie. Youssef da Varese, vai Youssef, dimmi. Mamma mia. Dimmi Youssef. Pronto? Dimmi Youssef, dimmi. Sì, io volevo intervenire su quelle cagate che hai detto ieri sull'iracheno che bruciò il Corano davanti alla moschea in Svezia. Io ho detto semplicemente non che sia stato un gesto giusto, anzi probabilmente è una cazzata, una cosa da condannare. No, è una cazzata. Sì, è una cazzata. Detto questo, libertà di farlo, Youssef. Però di essere messo a processo poi. Ma non lo so, se qualcuno vuole denunciare, lo denuncia. Libertà di insulto, perché per istigazione all'odio, sicuro. Genere, con la Bibbia ebraica davanti una sinagoga, si sarebbe rivoltato il mondo intero. Ma è anche qua, non ti preoccupare, anche ma quasi. Ma io non ho dubbio, certo. No, sì, sarebbe stato così. Caro Youssef, accetta il fatto che ci sia qualcuno in Occidente, un tribunale che decide che un signore prenda un Corano da casa sua, lo compri e che lo bruci in piazza. Vuol dire libertà di insulta. Per fortuna, non è l'Occidente vuol dire libertà di per fortuna insulto. Esiste anche la libertà di insulti in Occidente, per fortuna, Di bruciare un libro sacro dove sono 1,5 miliardi di fedeli. Quello, ognuno fa quello che vuole, ha bruciato questo libro sacro e si assume la sua responsabilità. Tu vuoi un tribunale che lo impedisca? Meglio uno che lo fa e si assume la responsabilità piuttosto che un tribunale che lo impedisca, è chiaro il concetto? Ma perché gli hanno fatto passare i giudici, fermo là Youssef. Fermo. This is
sana calcio italiano vuole vietare la maglia numero 88. Sono dei fuori di testa, perché dicono che è una maglia antisemita. Ma allora vi dico una cosa, chi è che ha creato la Volkswagen? Adolf Hitler. E il presidente della Volkswagen chi era? Ferdinand Porsche, che con i soldi della Volkswagen poi ha creato la Porsche. Allora anche la Volkswagen è una macchina di Hitler. Allora anche la Porsche è una macchina di Hitler, no? Allora se noi vogliamo cercare di trovare il pelo nell'uovo, non andiamo più fuori. Il fatto stesso è che le persone vogliono usare l'effetto nocebo, per alimentare la paura, per dominare la paura, per abbassare le difese immunitarie, per fare del male. Vergognatevi. Ah, non avete conoscenza. Vi siete delle capri ignoranti. Allora, questo era Ferrarini, che di professione fa, credo, il numerologo. Ed è un grande in questo caso. No. Fa lo spostato, perché è un il grande paragone con la Volkswagen è una stupidaggine. No, perché è un sappiamo grande, tutti la storia della Volkswagen. Se partiamo con la numerologia, se parliamo con i simboli, ma non è se cominciamo così, a parlare di simboli, allora eliminiamo tante cose. La Volkswagen, no, ma che cosa c'entra la Volkswagen col simbolo usato allo stadio, in un contesto in cui i tifosi dell'Ultras fanno riferimento esattamente a quel simbolo? Cioè, vuol dire non aver capito nulla, però. Mirko da Firenze, vai Mirko, dimmi. Sì, ciao, sono veramente incazzato con quel rincoglionito di Parenza e quella decerebrata della Parolin di ieri sera. Sono veramente incazzato. Calma, decerebrata, le sue idee, eccetera. No. Tanto ti segnalo, caro Davide, che i PM di Milano hanno scritto che persone dello io sono contrario a questa cosa, ma comunque che persone, per giustificare il fatto della bocciatura delle trascrizioni, hanno affermato nero su bianco che allo stato attuale della legislazione italiana le persone dello stesso sesso non possono essere genitori. Questo hanno scritto i PM di Milano, non la Meloni, non la Meloni, la procura di Milano, la procura di Milano, la procura di Milano applica, ma la procura applica le leggi di Milano, questo è. La procura applica le leggi, però. Dimmi. È esattamente un voto legislativo, è quello che abbiamo detto sempre. Sì, esatto. Mi stanno sul cazzo le persone, come parente sminuiscono le persone che vanno a puttane, quando in realtà c'è un problema molto più grosso ognuno dietro, ovvero ma non è che li sminuisco, le considero molto male. Io ti ascolto ormai da anni. Ti ascolto e ho mai affrontato il problema degli incel, ovvero delle persone che sono dei cecchi come Parenzo. Non ho capito. Mirko, fatti sentire bene, perché non sento niente. Cioè, fatti sentire bene, non cominciare a dire cazzate. Che cosa vuoi dire? Dimmi. No, non sono cazzate. Ma che c'entra le storie singole, eccetera, le storie delle persone? Cosa dici? Cosa vuoi dire? Dimmi. Ma no, ho detto, io sto parlando degli incel, le persone vanno a puttana anche per questo motivo, ovvero le persone che sono brutte e non riescono a trovare nessuno. Sono persone che sono vergini, arrivano vergini fino a 40-50 anni, cosa cazzo devono fare? E non lo fanno per proprio volontà. Ciao Mirko. Marco da Parma, vai Marco, dimmi. Dimmi. Volevo dire una roba, con il matrimonio omosessuale, se il figlio è eterosessuale, sarà influenzato da questo comportamento dei genitori? No, in alcun modo. No. Ma a voi chi l'ha detto? No, ma che c'entra? Chi il ce fatto l'ha detto? Che nascono figli omosessuali da coppie eterosessuali. Beh, quindi quello lì ma poi anche se fossero influenzati, allora sarà influenzato io bambino che vedo a baciarsi mio padre e mio padre? Allora per dunque me sarà una cosa naturale mentre cresco. Quando ci avrò 12 dunque anni, tu vorresti vietare anni, che cosa? Vorresti vietare no, cosa? No, non voglio vietare niente. Per me la libertà è la prima cosa. Io sono d'accordo, ho conosciuto degli omosessuali molto bravi, rispettosi, intelligenti, punto. Siamo tutti uguali. Ma perché dobbiamo deviare questi bambini? Dunque, i bambini sarebbero, se crescono all'interno di una famiglia di omosessuali, sarebbero deviati, giusto Marco? Non lo so, è la domanda che voglio fare. Ma io non sono sicuro. Voi come fate a essere così? Posso dirti, Marco, la deviazione di una persona può nascere da tante cose all'interno di una famiglia. Può nascere dal fatto che ci sia il padre che è un ubriacone, può nascere dal fatto che sia la madre che picchia, o può nascere dal fatto che il bambino. Da 100.000 cose.
tra cui ci potrebbe anche essere quella del... Ma che c'entra? Che c'entra? Io conosco tanti, io conosco dei ragazzi che sono nati con due zii, che sono cresciuti con due zii o con due zie, eccetera. Dobbiamo essere qualunque, non dobbiamo fare tutto un faccio dell'erba. Vabbè, ho capito, Marco. Ciao. A proposito di omosessuale e bisessuale, abbiamo una ragazza che fa OnlyFans insieme al suo fidanzato, Sara. Sara Cuti Sara da Roma. Buonasera, credo che abbia intorno ai 21 anni. Signora Sara, buonasera. Eccomi, ciao. Ecco, lei quanti anni ha, signora? Ho detto bene, 21? Beh, no, in realtà no, mi ha aggiunto un po' di anni. Un po' di anni, non sarà, maggiorenne, no, sarà maggiorenne, spero, o no? Sì, cioè... sì, no, ne ho 20. Ha 20 anni, benissimo. Lei è su OnlyFans con un canale separato da quello del suo fidanzato che si chiama Filippo e che saluto, buonasera anche a lui. Buonasera, signor Filippo. Ah, è qui. Buonasera. Sì, è qui. Allora, costoro sono su OnlyFans con canali separati ma con prodotti spesso comuni da quanto tempo, Sara? Risponde Sara. Allora, io un annetto, forse lui, un po' di più. E lui, Filippo, tu? E lui in realtà da poco. Da poco. Pochissimo, sì. Da pochissimo. Allora, la particolarità di questa coppia, che praticamente fa questo ormai a tempo pieno, giusto Sara? Tu fai questo a tempo pieno? Cioè, ormai hai lasciato qualsiasi altro mestiere, o sbaglio? Sì, sto studiando ancora con scarsi risultati, però sto studiando ancora. Fai dei prodotti molto espliciti all'interno di OnlyFans, prodotti, no? Prodotti, sì. prodotti diciamo. Molto espliciti. Prodotti. Sei una nata un po' esibizionista, cresciuta esibizionista o no? Ma sì, direi di sì. Cioè, sei bisex? Beh, oltre. Sei bisex? Sì, sono bisex. La particolarità è che te piace il cuccoldismo al contrario, cioè di solito il cuccoldismo è l'uomo che cui piace vedere la propria fidanzata, diciamo, trombata da qualcun altro, no? Invece pure. A te piace la cosa opposta, cioè piace vedere lui che si anzi procuri ogni tanto delle donne per lui, o sbaglio? Ah, però. Esatto, infatti nasce proprio per questo il suo profilo, perché siccome era una cosa comune che io rimediassi ragazze. Sì. Per lui ho pensato di fare la pappona del mio ragazzo. Ah, tu sei la pappona del tuo ragazzo. No, tuo no, non è vero. Che bella iniziativa. Pensa un po'. Ecco, tutto questo. Filippo, a te invece cosa piace di più? Piace anche il contrario, oppure questa attività di Sara nel procurarti, diciamo, delle donne ti eccita? Chiaramente a me è da molta soddisfazione questa tua cosa, ma in realtà ho scoperto che non mi dispiace manco il contrario. Ah, per cui c'è uno scambio totale, sì, diciamo. Alla fine c'è una fluidità totale. Tu però non sei bisessuale. Non sei bisessuale. No, io no. Non sei. Senti, tu nella vita che cosa hai fatto? Io? Sì, quanti anni hai? 28 anni, no? O sbaglio? Sì. No, ho studiato, in realtà un percorso simile al suo, soltanto più lento. Non hai fatto un cazzo. E a un certo punto ti sei dedicato appunto all'uccello, diciamo. Ti sei dedicato, esatto, diciamo, a sfruttare una cosa carina. Esatto, sfruttare un po' di attenzione. Sì, certo, assolutamente. Ma i vostri genitori come hanno preso questo vostro chissà che tragedia per le vostre si dice famiglie. In inglese, cioè come hanno preso questa vostra svolta, diciamo, dal mondo, diciamo, della nullafacenza per Filippo e di qualche lavoretto per Sara che è più giovane, questa vostra svolta nel mondo, diciamo, del sex work, anche se non è propriamente il sex work, insomma, della content creator su OnlyFans. Sara, come hanno preso i tuoi genitori questo tuo essere malissimo, tu ci metti la faccia, si vede la faccia nei prodotti che fai? No, esatto, i miei non lo sanno, infatti io lavoro in anonimo, però sono dei grandissimi fan della Zanzara, quindi potrebbe darsi che con oggi lo sapranno. E speriamo di no. E i suoi però l'abbiamo detto, ai tuoi non sanno nulla, tu a 20 anni i tuoi genitori non sanno che tu fai prodotti hard, diciamo, prodotti hard, cioè che sono immagino anche soprattutto per gli iscritti, non sanno nulla. No, esatto. E perché non gliel'hai detto, scusa, tranquillamente, cioè, perché non hai avuto il coraggio di farlo? Beh, sono anziani, non so come... Non volevo dargli questo pensiero. Non è che sono anziani. Allora, io voglio comunicare, se ascoltano la Zanzara, quanti anni hanno i tuoi genitori, Sara? Preferisco non dirlo. Vabbè, più o meno si stanno offendendo sicuramente, più per questo che per il mio lavoro, sicuro. Vabbè, avranno, che ne so, 60, che ne so, sì. Forse anche meno, cioè tu hai 20 anni, magari hanno 55-60. Io ultimamente ho avuto a che fare con una ragazza di 18 anni e con il padre, dunque sono abbastanza abituato a questi rapporti. E dunque posso fare un appello ai genitori di Sara, che se mai ascoltassero questa trasmissione anche col podcast, o qualcuno riferisse della presenza di Sara, che ha una voce abbastanza riconoscibile, posso dire ai genitori, chiamatemi, non abbiate problemi, chiamatemi.
problemi, faccio io da tragedia. Faccio io da intermediario, faccio io da come dire, ambasciatore, e soprattutto non prendetevela con persone che hanno fatto una scelta, punto e basta. Sarà discutibile, drammatica, ma non è drammatica. Mi pare una voce terribile. Tranquilla di una persona tranquilla. Grazie, grazie che ci metti una buona parola. Ma sì, assolutamente, assolutamente. Senti, quali sono le cose che ti hanno chiesto di più questi utenti maledetti, questi iscritti ad OnlyFans, le richieste un po' più assurde, diciamo, che ti hanno fatto ultimamente? Allora, ce ne sono veramente tante. Scegline due, diciamo, che si possono, meno... che si possono raccontare, che si possono sì, raccontare. Sì, anche quelle meno lunghe sono state un peto spedito in un barattolino. Ma come fai? Okay. Un peto nel barattolino non è possibile. Infatti questa qui è una richiesta che non ho soddisfatto, però ma è una non cosa è che soddisfatto, chiesto... è impossibile. Uno scorreggia nel coso, non resta nulla. Cioè, non resta anche, nulla. Anche secondo me è così. Ma quanto volevano darti per un peto nel barattolo? Scusami. Ma allora loro avevano proposto un centinaio, però poi alla fine non è più andata avanti la trattativa perché io ho detto guarda tesoro non ce la faccio, la scoreggia è troppo, io trombo tranquillamente nei prodotti, però la scoreggia non va bene, però è incredibile, ma questa va bene, nel barattolo che è un po' secondo me ho capito, ma non è uno si ferma davanti a questo, probabilmente fai dei prodotti molto più spinti eccetera, col tuo ragazzo, non so con chi collaborate, con coppie, con singoli eccetera, con chi vi pare, dopodiché la scoreggia ti metti da fastidio. Comunque beh, andiamo avanti, poi? E poi quello fissato con il mocciolo. Questo ragazzo praticamente tutto l'inverno che mi insegue aspettando che io abbia un raffreddore, sì? Perché lui vorrebbe vedere una foto, un video del fazzoletto smocciolato. Ma allora attenzione. Vorrebbe vedere il fazzoletto smocciolato. Una foto, un video del fazzoletto. Del sì. Fazzoletto. Vabbè, fazzoletto. Mi pare che questo si possa fare. Quanti soldi per questo? Ma questo è sempre un'ottantina, un centinaio penso, ma a proposito un centinaio, ecco, mi sta scrivendo un signore sì. Che è il padre di una ragazza dicendo l'aria di Napoli come l'aria di Sara e c'è la scoreggia, io l'avrei venduta francamente la scoreggia nella bottiglia francamente. Ma guarda che anch'io, non era un discorso che non mi, è che secondo me il prodotto non era di successo perché non poteva mantenerti, è quello il problema, un prodotto di successo. Non potevo garantire un prodotto vedi, di qualità. Questo è interessante come analisi di Sara, cioè lei sta dicendo sì. Filippo, vedi che Sara è più piccola di te, però mi sa una capacità imprenditoriale più avanzata rispetto sì, al ma tuo. Questo era in dubbio, sta dicendo una cosa molto chiara, cioè sta dicendo siccome quel prodotto lì non è un prodotto di, non può avere successo perché non c'è niente dentro quella roba lì, non voglio distribuire una cosa, non voglio mandare via una cosa che non ha successo, rovina un po' il mio lavoro di adesso, il mio lavoro. Filippo, tu non hai problemi a vedere Sara le prese con uomini, donne eccetera eccetera? No, io mi diverto. Cioè, poi soprattutto quando gli fanno queste richieste, cioè, immaginati che bello. Ma tu non ho capito, come vedi il vostro futuro? Come vedi il vostro futuro? Cioè non avete paura di essere marchiati a vita da questa attività che fate? Lo siamo già stati, in effetti, ti ricordi Filo? In che senso? Sì, cioè, sì c'hanno, chi lo dice? No, vai Filippo, dillo tu, Noi siamo stati a tutti gli effetti sfrattati per il nostro lavoro. Ah, siete stati cacciati via. Abbiamo avuto una situazione abbastanza fastidiosa con un proprietario di casa che ha preso e senza preavviso ci ha fondamentalmente cominciato a dire che ce ne dovevamo andare entro fine mese, non ci diceva perché, abbiamo insistito dicendogli no, scusa te, un perché ce lo devi dare, perché sì. Scusa. Vi ha cacciato. E niente, alla fine ci ha mandato degli screen che avevano fatto le coinquiline, che fondamentalmente perché avevano sentito fatto... rumori e cose di questo tipo? Ma fondamentalmente erano delle bigotte di merda, questa è l'unica, perché non c'era un elemento reale. Però di avevano saputo questa cosa qua. Noi gliel'abbiamo detto perché non avevamo vergogna di quello che facevamo, gli abbiamo detto guardate noi lo vogliamo fare ma non vediamo fastidio, intesa. Dico al padre di Sara, al padre e alla madre di Sara che sicuramente avranno riconosciuto la sua voce, siate clementi, dico solo questo e dico solo abbracciandoli evviva italiani. Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.